Allora, se non voglio prendere il posto a nessuno, però se non ci sono domande, parto subito con una domanda. Vai, vai. Ma volevo chiedere, Jai Gurudeva, Jai Shiguro, volevo chiedere se può approfondire il concetto di Brajavasi. Acintya Abheda Abheda Tattva, nel senso che, quindi questo è inconcepibile, no? Essere inconcepibilmente uguali e diversi, no? Dalla verità assoluta, dal summum bonum. E soprattutto il concetto dell'essere inconcepibilmente Abheda, quindi come dire, essere collegati a essere uguali alla verità assoluta, perché è un concetto che nell'impersonalismo, anche Prabhupada spiega che no, l'impersonalista è colui che si fonde nella verità assoluta, quindi diventa, vuole, desidera di diventare uno con il Brahman. Spiegava invece che lo yogi invece vuol diventare uno con il Supremo. E si fonde invece nel corpo di Narayana. E invece per il devoto, cioè come dobbiamo vivere, no, questo essere in unità, no, col Signore? È più simile, non so, al concetto tipo di tadattmya, no, il concetto quindi un'unità di cuore. Perché poi anche Prabhupada a volte accennava al fatto che noi lo dobbiamo intendere soprattutto che siamo uguali come qualità, no? Adesso scusa, è un Aspetta, po' lunga. fammi tradurre che io c'ho una capoccia un po' alla volta, aspetta. Vabbè, tu di quello che, insomma, che sei riuscito a capire, dai, va bene. No, vabbè, ti dico quello che hai detto, insomma, però ecco. No, va bene, va bene. Mi invento qualcosa in caso, vediamo, dai. So, is asking about the concept of Acintya Abheda Abheda Tattva. If you can explain a little bit about this inconceivable tattva, Prabhupada explained that the impersonalist, when we say about unity, it means that the impersonalist wants to merge in the effulgence of God, in the Brahman, in the impersonal Brahman. And then there is another category like that of the yogi, and the concept of unity in the yogi is that he wants to merge not in the Brahman but in the body of the Lord, like in the body of Vishnu, of Narayana. So what is the unity of the devotee? What does it mean that the bhakta is in unity with the Lord? In diversity, like different, we know, because we have different bodies, the soul and super soul, these we are different. But what does it mean is that at the same time, also, we are one with the Lord. What does that mean for a devotee? Sì, perché Prabhupada spesso parlava un'unità in qualità, no? Cioè, come qualità, come natura essenziale, siamo uniti, no? Because Prabhupada explains that unity with the Lord for a devotee means in terms of quality. We have different quantity, but quality, it will be the same. I will suggest this. So my Gauranga Sundar will answer this. Io consiglio, chiedo a Goranga Sundra di spiegare questo argomento. Why you are doing this? Everyone wants to listen to you, Gurudev. I'm sorry. Please. Want. I'm little not feeling good, so I want that you answer this. And I'm you not will feeling good. please say. Radhe, Radhe, my dear devotees, I have to obey to Gurudev's Jai. instructions. I didn't want to interrupt you, so I'm sorry, but I have to obey. And one thing more,
Ramananda, when you are coming, that time Gauranga Sundar and his group will be also there. So you will be very happy to meet him. So I introduce you now. I give this answer to Gautam. You will love to listen. Please, devotees, do me your mercy. One second, Baba. Gurudev dice che quando Ramananda, quando verrai adesso a febbraio, ci sarà anche Gauranga Sundara con il suo gruppo. Lui vuole che vi connettete, quindi dà questa risposta da dare a Gauranga Sundara, così che insomma crea una connessione con i devoti italiani. And he's from Croatia. Lui, Gauranga Sundara, è dalla Croazia. Gurudev, I know very well Ramananda, and he knows also very well me. And all, so, all, no, dice, everybody, già ci conosciamo molto bene. Il Gurudev dice, va bene, però anche gli altri presenti italiani magari non ti conoscono, adesso ti conosceranno. It will be my great pleasure to meet him again and his wife, so, and all other Italian devotees. In March. Sarà mio piacere di vedere lui, sua moglie e tutti quanti i devoti italiani. Very nice. So, yeah, many times Prabhupada stressed this point like something which is impossible to understand, but in the same time we have to understand. Achintya means impossible, but in the same time, by the mercy of sadhus, saintly persons, who are explaining this achintya beda abeda tattva, we should put our endeavor to understand all this real absolute truth. Oh, Sridhar, I forgot you. Sorry. No problem. Sorry, someone distract me. So Prabhupada ha parlato molto a riguardo di questo argomento. You have to keep taxing manager, ne? Arion, why you not keep? Arion, you have to manage, ne? You have to call. I don't. Always you have to keep this, no? You're managing all good Japanese group. Thank you. Prabhupada ha parlato molto riguardo questo argomento. Cynthia significa inconcepibile. Can you repeat again? Sorry, because we got interrupted. Yes. Here. Yes, sorry. Yes. I understand. So Prabhupada many times mentioned this word achintya, impossible to understand, inconceivable. And in the same time, he pushed this tattva, this absolute truth that we sadhakas understand through the words of saintly persons and their proper explanations. Quindi Prabhupada ha parlato molto a riguardo di questo argomento ed ha sempre detto che appunto accentia significa che è impossibile da comprendere, però questa verità assoluta in realtà per i devoti, grazie alla misericordia dei puri devoti, può essere compresa. So, like you, my dear, I don't know what is your name, you are already, when you were talking about this subject, you explain the essence which Prabhupada gave. Quindi te, Brajavasudava, già mentre parlavi, hai spiegato nella tua domanda in realtà qual è l'essenza che Prabhupada, con cui lui descrive questo tattva. And we should understand how this Achintya Beda Abeda appear like philosophy, like absolute truth, which is so prominent now in this world, especially between devotees.
Quindi dobbiamo capire come questo Acintya, Abheda, Veda Tattva compare, appare in questo mondo con i devoti, questa verità assoluta. Chaitanya Mahaprabhu, he is the source who puts Veda and Abheda together, same and different together, and said, you know, you have to understand. This is tattva, this is philosophy which I will proclaim. Chaitanya Mahaprabhu è colui che ha messo Veda, Abheda, quindi l'unità e la diversità insieme, e ha detto che questa è la filosofia che io proclamo, che io diffonderò. So, in one sense, this tattva we can elaborate on different levels. Quindi possiamo elaborare questo tattva su differenti livelli. On one level, this is the difference and the unity between the soul and super soul. Ad un livello c'è la unità e la diversità tra l'anima e la superanima. And this unity is in the qualities, like Prabhupada said, like Sat, Chit and Ananda. E l'unità nella qualità che Prabhupada spiega sarebbe nelle qualità, ovvero nel Sat, Chit e Ananda. And Supreme Personality of Godhead, Narayan, or we can say Paramatma also, he has the same qualities of Sat, Chit and Ananda. Quindi la Suprema Personalità di Dio, anche Narayan, o possiamo anche dire Paramatma, ha queste tre qualità, Sat, Chit, Ananda. And the soul, which is coming from Supreme Personality of Godhead, also has the same qualities. So this is one perception of unity. Quindi l'anima che proviene dalla Suprema Personalità possiede anche queste tre qualità. Quindi questa è una concezione di unità. Sat, it means that it's eternal. Chit is all knowledge. And Ananda, blissful nature, is the present in the Lord and in the soul. Quindi questi termini, Sat, Chit, Ananda, queste qualità, Sat significa eternità, Chit significa pieno di conoscenza e Ananda pieno di beatitudine. So this is the unity, but the diversity is that the soul, each soul is unique, part and partial of the Lord, but it is unique. Quindi questo è l'unità, mentre la diversità è che l'anima è una parte, una particella del Signore, la quale è unica in se stessa. And this quality of the soul, that is each soul, although is so small, in the part partial of the Lord, the quality is, this is very important, because of that quality soul can make relationship with the spiritual or with the Supreme Personality of Godhead. Quindi nonostante l'anima sia una piccolissima particella del Signore, ha queste distinte qualità e ogni anima le ha differenti, e grazie a queste qualità si può relazionare in un diverso modo con il Signore. So this quality of a soul that is unique and it can be personal. Kishoriji, we hear you. All right. Sorry. I try to again translation setting. So should I continue or what to do? Yeah. Okay. So this quality
that each soul is unique, is important to make loving relationship with the Lord. Quindi questa qualità dell'unicità che ogni anima ha è la cosa più importante in ordine di stabilire una relazione personale con il Signore. Because every soul has his own relationship and propensity to make loving relationship with the Supreme Personality of Godhead. Perché ogni anima ha la capacità, il potere di sviluppare una relazione con il Signore. So, Prabhupada in the beginning, in the introduction of Bhagavad Gita, is saying this, is mentioning these five relationships which each soul can make with Supreme Personality of Godhead. Prabhupada nell'introduzione della Bhagavad Gita spiega quali sono le cinque relazioni che un'anima può sviluppare con il Signore. Shantya, Dasya, Sakha, Vatsalya and Madhurya Ras. Basically to say. Queste appena elencate sono le cinque. So, we can say this is a angle of tattva, of philosophical explanations. Quindi questo è un angolo di spiegazione filosofica di tattva. And like devotee who asked this question, Gurudev, he already mention one important point, that some persons who are not devotees, they think and they understand this point, that jiva, because of these qualities, can merge in the Lord, and this is natural position for them, to be merged in the Lord. Brajavasi Uddhava nella sua domanda ha anche specificato quali sono i concetti di unità per coloro che non sono devoti, per gli altri tipi di spiritualisti come gli yogi e gli impersonalisti che mirano a immergersi o nel Brahman impersonale o nel corpo del Signore. Yeah, and Prabhupada is saying few times in his commentaries and lectures, this kind of achintya beda beda or relationship with the Lord also cannot understand karmi, jnani, yogi, or we can add impersonalists. Prabhupada spiega molte delle sue classi che questa filosofia, questa tattva dell'achintya beda abeda tattva non può essere compreso dai karmi, jnani, yogi, impersonalisti. Only devotee who has a loving relationship can enter in deep connection with Supreme Personality of Godhead. Soltanto i devoti quali hanno una relazione profonda con il Signore possono entrare realmente in una connessione con la Suprema Personalità di Dio. So we are coming on the now we are on the another wave, and this is the wave of rasa. Quindi adesso ci stiamo dirigendo verso un altro livello, il quale è il livello del rasa. Which kind of relationship I want to exchange with full love with Supreme Lord? This is the question. In quale relazione voglio scambiare sentimenti con il Signore? Yeah, this is the question which everyone has to ask himself. What I really want, which kind of loving relationship I want to exchange with the Lord and offer him my devotional service. Quindi questa è una domanda che ci dobbiamo tutti fare a noi stessi. In quale tipo di relazione voglio essere? Qual è la relazione che voglio offrire al Signore Supremo? This is the reason why Lord gave the soul free will.
E questa è la ragione per cui il Signore ha donato all'anima il libero arbitrio. And also consciousness, because without consciousness such kind of question is not possible. E la coscienza, perché senza avere una coscienza porsi questo tipo di domande non è possibile. So, when the person define what really wants, which kind of relationship wants to exchange with the Lord, he is the taking the shelter of. Quindi quando una persona, un'anima definisce quale tipo di relazione vuole stabilire con il Signore, allora significa allo stesso modo che lui o lei ha preso rifugio. He is taking the shelter of Sadhu who can help him to develop and to attain that goal through his spiritual feelings and spiritual senses. Ha preso il rifugio da una categoria precisa di sadhu, la quale lo può aiutare a poter sviluppare quel tipo di rasa, quel tipo di sentimento specifico che c'è nella relazione che lui vuole condividere con il Signore. So, this point, this angle of rasa is present in this Achintya Veda, Abeda Tattva. Not only philosophy about soul and super soul, but also rasa which can be exchanged between the soul and the Supreme Personality of Godhead. Quindi nell'Acintya Veda Abeda Tattva non c'è soltanto la spiegazione dell'unità intesa come le qualità del Sat Chit Ananda, ma anche nella prospettiva del rasa, ovvero delle relazioni, di quel sentimento che è presente nelle relazioni che noi possiamo sviluppare con il Signore. So, Braja Vasudev, yes, I see now. Braja Vasudev does said already, actually, that this unity, which is coming from loving relationship, emotional relationship, is the real unity for devotee. Quindi Brajavasudeva ha già detto che questo sentimento, questo amore che proviene dalle relazioni amorevoli con il Signore è l'unità per i devoti, il concetto because, di unità. Because devotee wants to be always united with his heart, with the heart of the Lord, always, never separated. He doesn't want that. He doesn't accept any other goal. Perché il devoto vuole che il suo cuore sia sempre in connessione con il cuore del Signore. E questo è esclusivamente ciò che vuole. Non vuole nessun altro tipo di obiettivo. And now we are coming to the most important point. And this is the love. Adesso arriviamo al punto più importante, che è il punto dell'amore. I want to be close with you, my Lord. I know so many things about you. I read it, I heard it, I was learning about that. But now I understand from all these scriptures, from Guru Sadhu Shastras, I understand. The ultimate goal is to love you. Io adesso voglio essere vicino a te, o Signore mio. Ho studiato molte cose che ti riguardano, ho imparato molte cose dalle scritture, dalle bocche dei sadhu, però ho concluso da tutte queste informazioni che ho radunato che l'obiettivo, in realtà, di tutti questi studi è l'amore, che io devo sviluppare una relazione amorevole con te. And Gurudev is saying this stage means the devotee finally assigned with Krishna. E questo stadio Gurudev lo spiega con un'analogia che il devoto segna un contratto con Krishna quando decide che vuole sviluppare finalmente la relazione d'amore. I accept you, my dear Lord. I understand.
but I want to be infused with your love. In questo stadio io dico, ti accetto, oh Signore mio, io ti comprendo, ti credo. Adesso voglio essere immerso nel tuo amore. In that moment, Krishna is bringing this sincere, really sincere devotee to Radharani, embodiment of his love. E questo è il momento in cui Krishna porta questo sincero devoto a Radharani, che è la personificazione dell'amore. And how he brings him to Radharani? By bringing him under the shelter of Radharani's maidservant. E cosa significa che porta il devoto da Radharani? Che lui mette questo devoto sotto il rifugio di una servitrice di Radharani. Through this devotee of Radharani, maidservant of the Radharani, Sadaka can be infused with pure devotional love through Radharani's Kladini Shakti, which will penetrate in his heart and all existence. E questo devoto può essere infuso con l'amore per Dio grazie all'energia di Radharani, alla Shakti di Radharani, che sappiamo viene definita come Ladini Shakti. And this is the summum bonum of all absolute truth, Radhe. E questo è il summum bonum di tutta la verità assoluta. This is the summum bonum of all science of Rasa Tattva, Krishna consciousness. You call it however, but this is the real science, is a bhakti science. Rasa is the real science and Radhika is the summum essence of quintessence of all absolute truth. Quindi questo è il sommo bene di tutta la scienza, di tutto il Rasa Tattva, la coscienza di Krishna, chiamatela come volete, è Radharani, l'essenza, la quintessenza di tutte queste verità. Yeah. So many things we can say, and many things of course devotees knows. I just try to give some short words, hints, because this is very nice question which devotee who is in the mood of Radha Dasi, he immediately understand I have to be united with the emotions of Srimati Radharani and her maid servants. Quindi su questo argomento possono essere dette anche tante cose sono già a conoscenza dei devoti, io sto cercando soltanto di dare qualche indizio, qualche parola al riguardo. Colui o colei, il devoto, che è nel sentimento di essere una servitrice di Radharani, allora quando sente questa parola dell'unità con il Signore, quello che sente è che vuole essere in un'unità con i sentimenti di Radharani. Mm. And this kind of devotee actually wants to develop this tadatmika feeling, oneness. You see now, oneness with feelings of Radhika, but how he is doing? By developing oneness with feelings of Radharani's maidservants, eternal Nitya Siddha Manjari Sorsak. Quindi il tipo di devoto vuole sviluppare l'unità nei sentimenti tadatmika con Radharani, ma come può fare? Lo deve fare attraverso una servitrice eterna di Radharani. And this is the only sadhana. E questo è l'unico sadhana. Only sadhana is to connect with the feelings of rasic devotees, to feel their words, to feel their hearts, to feel their feelings. This is the essence of sadhana. Without this kind of sadhana, all sadhana what we are doing will not bring the fruits.
sorry to say. Quindi l'essenza del nostro sadhana deve essere cercare di connetterci con queste anime, con queste servitrici eterne che sono i puri devoti in questo mondo e prendere ciò che loro hanno dentro, sentire quello che dicono, cercare di ricevere quei sentimenti che loro hanno. Qualsiasi altro tipo di sadhana, se però noi non facciamo questo, allora non ci sarà d'aiuto. So I will stop here because I learned all this from our beloved Gurudev and I don't, it's completely about me. I'm speaking his words and words of Prabhupada and others. It's not, I don't have any kind of very new reason you are giving. Really. You see, Bheda. Bheda is there that we are Dasi, you are the boss. But love is so intense. Our Manjaris. Greed is so intense of the Manjaris that no moment she wants to be distanced from Radhika. And when it becomes circumstances that feeling little distance is awaiting, painful, and then is crying, is a burning, and the tears are coming, and that tears make awaiting to them. The closeness, more and more closeness coming with this peace. That is happening. Bhed and abhed is happening only in relation and loving exchange of this Mahaprabhu teaching of Manjari Bhav. Bhed, abhed, tattva. Quindi questo bhed, abhed, tattva, acintya bhed, abhed, tattva. Nel Manjari Sadhana, diciamo, cos'è vede per un aspirante Manjari è che io voglio essere in un'unità con Radhika. Unità significa che io voglio essere la sua servitrice e lei è la mia boss, e quindi mi trovo in questa coscienza e cerco di raggiungere questa unità permanente, però per via di differenti circostanze delle volte mi troverò che sono distante da lei, da questa coscienza di essere una sua servitrice. E questa distanza, in questo caso, viene definita abed, che allo stesso modo sono unito, ma in quel momento sono distante. E quando mi trovo in questo stato di disconnessione, di distanza, allora piango, verserò delle lacrime. E queste lacrime, questo dolore intenso che io proverò, sarà ciò che in realtà mi fa ancora riavvicinare e quindi mi farà ancora andare nello stato di vede, di unità. One question I was sitting, one of my devotees, you know him, Mahatma. He seemed alone sitting. He has one question. He said, Gurudev, I want to know something from you. Ero con Mahatma, un devoto che voi tutti conoscete, lui era qui da solo davanti a me e mi ha chiesto una domanda. And this question I'm asking to you because I have to do answer to him. Everyone listen. It's always I say this, Adi Lila 4 canto, Chaitanya Charitamrita. But he asked one question to me that I become shocked. I have to think on that to answer him. So I want some help from all of you. Can you help me? Can you give me Adi Lila 4 canto? Quindi lui mi ha fatto una domanda inerente al quarto capitolo della Adi Lila, e questa domanda che mi ha fatto mi ha sorpreso. Io stesso non sono riuscito a rispondere, quindi la vorrei riproporre anche a voi per discuterne insieme, così che possiamo rispondergli a Mahatma. Please read. Yeah. Yeah, yeah.
Prabhupada introduction or verse? Introduction. From introduction. Very small. Small, but in this question, make me to understand, to think for that, to answer him. I say, can you give me one day time to think? Which was the question? Read. Sorry. He is reading to me, like you are reading. Yeah. In this chapter of the epic Chaitanya Charitamrita. Listen very seriously. Krishnadas Kaviraj Goswami has stressed that Lord Chaitanya appeared for three principal purposes of his own. In questo capitolo della Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami ha parlato molto a riguardo dell'apparizione del Signore Chaitanya e di come lui è apparso per tre principali cause. The first purpose was to relish the position of Srimati Radharani. Wow. First point. Wow. Il primo motivo per cui lui è apparso è quello di gustare la posizione di Srimati Radharani, who is the prime reciprocator of transcendental love of Sri Krishna, la quale è la prima reciprocatrice dell'amore trascendentale di Sri Krishna. Lord Krishna is the reservoir of transcendental loving transactions with Srimati Radharani. Il Signore Krishna è il contenitore delle transizioni amorevoli trascendentali con Srimati Radharani. The subject of those loving transactions is the Lord himself, and Radharani is the object. Il soggetto di questi scambi amorevoli è il Signore stesso, mentre Radharani è l'oggetto. You understand this? È chiaro questo? Subject is the shelter, object is the goal. Understand this? Il soggetto è il rifugio e l'oggetto è l'obiettivo. Before that it was not. First time, Mahaprabhu said, Krishna wants to relish. Then he said to me, Gurudev, I understand this. Prima dell'apparizione di Mahaprabhu non c'era questo tipo di tattva, diciamo, era l'opposto in realtà. Krishna l'oggetto e Radharani il soggetto. Allora Mahatma, mentre leggeva, mi ha detto, Gurudev, è tutto chiarissimo, ho capito tutto. Thus the subject, the Lord, wanted to relish the loving mellow in the position of the object, Radharani. Quindi il soggetto, il Signore, ha voluto gustare i sentimenti amorevoli nella posizione dell'oggetto, che è Radharani. Second reason. Second reason? Now it's coming. Yeah. Continue. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. Yes. Now he asked this question to me. La seconda ragione della sua apparizione è stata quella di comprendere il sentimento trascendentale di se stesso. Lord Krishna is all sweetness. Radharani's attraction for Krishna is sublime. And to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. Il Signore Krishna è soltanto dolcezza. L'attrazione di Radharani per Krishna è sublime. E per sperimentare quell'attrazione, poter comprendere la dolcezza trascendentale di se stesso, lui ha accettato la mentalità di Radharani. Third coming.
But we stopped second. Quindi la sua domanda è a riguardo della seconda. Cosa significa, insomma? Again, the sorry, yeah, I will not say it again. Sorry. The second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. This is a, what is the name? E Matt mi ha chiesto cosa significa. Cosa significa se stesso? Se stesso. In che senso? Chi è se stesso, no? Who is himself? What is himself? I'm not asking to you. I'm asking everyone. Goranga Sundara, non chiedo a te, ma chiedo a tutti gli altri di rispondere. Cosa significa che lui è apparso per poter comprendere il sentimento trascendentale di se stesso? Cosa significa? The mellow of his internal potency. Il sentimento della sua potenza interna, Sundaram Baba dice. Again, I also not clear to me. Again, the second reason for his appearance was to understand the transcendental mellow of himself. Lord Krishna is all sweetness. Radharani's attraction for Krishna is sublime. And to experience that attraction and understand the transcendental sweetness of himself, he accepted the mentality of Radharani. Yes, talking about Krishna. Then okay, you say that it's Radha and Krishna and more is Radharani. But anyway, you want to understand Krishna, want to understand his mellow, so it takes Radharani. Sorry? Say? Ci provo la salita. No, vai. I mean, what is the... What is the problem? Prego natalizio, tombola. My problem will be solved. No, because please try. You're sharing. Try now. No, like Gurudev always saying that Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Krishna together. More Radha because it's like a sandwich. No, Radharani is inside, outside, and Krishna is inside. So actually, more Radha. But here, as written. I mean, look like he's talking about Krishna, no? So Krishna comes to understand his sweetness or his or this no, what was written there, Shida, with Radharani in the position of Radharani, but his sweetness, no, what Radharani feels, so he comes, so Krishna comes. In the form of Chaitanya. No? No, ho capito io. No? Cioè, Krishna no, che viene nella forma di Chaitanya per capire, sotto forma, con negli occhi o sentimenti di Radharani, per gustare la sua dolcezza, perché Krishna che è dolce, che è bla bla bla, e lui per capire queste cose viene nella forma di Chaitanya, quindi con i sentimenti di Radharani, e you understand, Guru? What she say? So, Rasalila Mataji is saying that the reason, the meaning of the second reason for Lord Chaitanya's appearance is that he appeared, is Krishna that appeared, but taking the mood of Radharani to understand how she loves to him. And to understand his sweetness or his to understand his own
sweetness, because Krishna is all sweetness, to understand his own sweetness, he has taken his body with the mood of Radhika, so that he can understand. Like yourself, you have to from the other side, no? Right. So there is two body, not Radha body. Like you say, no, there is Radha and Krishna, not together in Chaitanya. No? Anyone more? Yes, Gurudev. Maybe because Chaitanya shares this with us. He shares this with his parts and parcels through just sharing through us, through Manjaris, to everybody who wants to be in their love. So this transcendental sweetness on earth through his name, through her name, through loving names, maybe it's transcendental touch within our language, our heart, and with other poor beings. So I don't know. The question is why appearance, not just why Radha and Krishna and understanding of transcendence. Yes. Any more? Can I say something, Gurudev? Yeah. For me, it's like without sun, we must wait that comes sun to see sun and to see each other. I cannot see myself without sun. So in the same way, when come sun, I can see the sun and also myself. So in the same way, Krishna need the sentiments of Radharani, and only in this way he can see his sweetness. This sweetness can be seen only from the feelings of Radharani. So this is my I try. My feeling. Radhe, Radhe. Yeah, Gurudev, the third reason is actually like many are saying, so maybe by knowing that also, one could understand what is the difference. Sto dicendo che la terza ragione in realtà è quella che diversi devoti pensano che sia la seconda, quindi magari conoscendo anche la terza è chiaro che ok, la terza non è, perché è la seconda, quindi quale sarà sta seconda? The third reason that Lord Chaitanya appeared was to enjoy the bliss tasted by Radharani. The Lord thought that undoubtedly Radharani enjoyed his company, and he, the Lord, enjoyed the company of Radharani. But the exchange of transcendental mellow between the spiritual couple was more pleasing to Srimati Radharani than to Sri Krishna. Radharani felt more transcendental pleasure in the company of Krishna than he could understand without taking her position. But for Sri Krishna to enjoy in the position of Srimati Radharani was impossible, because that position was completely foreign to him. Wow. Krishna is the transcendental male and Radharani is the transcendental female. Therefore, to know the transcendental pleasure of loving Krishna, Lord Krishna himself appeared as Lord Chaitanya, accepting the emotions and bodily luster of Srimati Radharani.
So here, James Gurudev, second reason, Prabhupada says that Krishna, he accepted the mentality of Radharani. And third, he accepted the emotions and body luster. Yeah. What is the difference? Please, you explain, Gurudev. Translation? Translation. Sì, scusa. La terza ragione dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu è stata quello di godere della beatitudine che provata da Srimati Radharani. Il Signore ha pensato che indubbiamente Radharani gode della sua compagnia, cioè della compagnia del Signore, e anche lui stesso gode della compagnia di Srimati Radharani, ma lo scambio di sentimento trascendentale che c'è tra la coppia spirituale è sempre stata più appagante, più piacevole a Srimati Radharani che a Krishna. Radharani ha sentito più piacere trascendentale nella compagnia di Krishna rispetto then he could understand without taking Radharani felt more transcendental person in the company of Krishna, then he could understand. Radharani felt more transcendental pleasure in the company of Krishna. Then he could understand without taking her position. But for Sri Krishna, to enjoy the position of Srimati Radharani was impossible, because the position was completely foreign to him. C'è traduzione che io darsi la faccio leggermente errata, se c'è la qualcuno in italiano, giusto questa frase, forse è meglio, non dico una cosa errata. Rate, can I say something? No, wait, because we are just finishing the Italian. Sorry. Scusa Sridhara, dove sei? C'ho il libro sotto mano. Il capitolo 4 della Dilila, nel terzo paragrafo, se vai dalla terza ragione dell'apparizione di Chaitanya Mahaprabhu, scendi giù un po', se no rileggila insomma da capo, sì, sì. Da terza ragione, va tutto tu in italiano, vai. Allora, la terza ragione era il desiderio di Sri Chaitanya di assaporare la felicità che prova Radharani. Il Signore pensava che senza dubbio Radharani godeva della sua compagnia, così come lui godeva della compagnia di Radharani. Ma questo scambio di sentimenti trascendentali della coppia spirituale era più dolce per Srimati Radharani che per Krishna. Radharani prova un piacere trascendentale più profondo nella compagnia di Krishna di quanto egli stesso possa concepire senza prendere la posizione di lei. Tuttavia, non era possibile per Krishna godere della posizione di Srimati Radharani perché tale posizione gli era completamente estranea. Krishna è il maschio trascendentale e Radharani la femmina trascendentale. Perciò, per assaporare il piacere trascendentale dell'amore per Krishna, Sri Krishna stesso apparve come Sri Chaitanya accettando le emozioni e lo splendore corporeo di Srimati Radharani. Grazie. What? No, we just say in Italian. No, what is that? Not just until third reason, but second reason was the... Yet. He will bring it all the way to the perfect. Which room? To my room. Okay. Where is it broken?
So, Alini, you wanted to say something? Yes, Rade Rade. I think it's all about if more love is coming, more desire to serve is coming. So what makes happy is to make someone, the other person, the other happy. His happiness make happy to one. And as Krishna, he was taking, as Chaitanya Mahaprabhu, he was taking the mood of Radharani. He experienced the happiness Radharani experienced because she's serving. And then he changed, subject-object is changing. And then he feel what Radharani is feeling. Because of serving, because love, more desire to serve is coming. This I want to say. Bellina. Più uno riceve amore e più c'è il desiderio di amare, più c'è il desiderio che uno vuole compiacere e far felice il proprio amante. Quindi Krishna è apparso presso questa forma di Chaitanya Mahaprabhu per poter capire come Radharani lo serve. This is so important. I give this subject for 1 week to think on that and try to find out. This is so important. If this becomes clear in our heart and mind, all will be clear and we will understand and our goal will be fixed very nicely. Io do una settimana di tempo per poter meditare riguardo questo argomento e se questo diventa chiaro nel nostro cuore, nella nostra mente, allora diventa molto chiaro come noi ci dobbiamo dirigere, qual è il vero obiettivo della nostra vita. This confusion not develop relationship. This confusion has to clear. E per via di questa confusione che noi abbiamo su questo tipo di argomenti, allora non riusciamo ancora a sviluppare una fissa relazione. Three stages, first, second and third. In three stages has to know and clearly feel it. What is the meaning? Queste tre ragioni dell'apparizione di Mahaprabhu sono come tre stadi e questi tre stadi noi dobbiamo comprenderli e sentirli, realizzarli, capire realmente cosa rappresentano per vivere questa realizzazione. Now we know that we are the subject and God is the goal. Fino adesso noi abbiamo sempre saputo che noi siamo il soggetto e Dio è l'oggetto. But here Chaitanya brings, God becomes subject and Radhika means love becomes the goal. Però qui Chaitanya invece ci dice che Dio diventa il soggetto e Radha diventa l'obiettivo, l'oggetto. If this is understand coming, all will become clear, Chaitanya. Why we are Chaitanya follower, we will know. We will know the Manovistham, that mind of the Chaitanya Mahaprabhu and teaching of the Chaitanya Mahaprabhu. Se a noi questo ci diventa chiaro, allora potremmo realmente capire perché siamo seguaci di Mahaprabhu. Potremmo capire Manovistham, potremmo capire qual è l'intento di Mahaprabhu, per cui lui è realmente apparso. And second, it will be clear, unnat ujjal rasa, bhakti shriyam. Why this is the meaning of, what is the meaning of that? Unnat ujjal rasa, bhakti shriyam. Potendo, comprendendo l'apparizione di Mahaprabhu nelle sue tre diverse cause, motivi, allora potremmo anche comprendere Unnat Ujjwala Rasa Bhakti Shriyam. Cosa significa? Rade, Rade, 7 minutes late. Next week. Right? Ok.
Can I add something, Dev? Yes. Because Radharani, she is the female, so she is the serving part. So then Krishna had to take her mood to feel this, because he is the receiver of the service. So how can he feel it? He has to take her part to feel what she's feeling. Right, I agree. Beautiful answer. Very nice answer. But I give 1 week to meditate this one half page and try to research more. What is the problem? This is the foundation of our Gaudiya Vaishnava. Kalindi ha detto che Radharani è la parte femminile, trascendentale, quindi Krishna, per poter comprendere questo servizio di Radharani, necessariamente ha dovuto prendere quest'altro corpo per poter comprendere questa parte di Srimati Radharani. Gurudev ha detto che sì, anche questo è vero, ci sta, però non è centrato ancora. Non vi preoccupate, vi do tempo, vi do una settimana per meditarci, per poter comprendere. Because I see Srimad Bhagavat Prabhupada write. Vedo che nello Srimad Bhagavatam Prabhupada scrive. And he introduced Chaitanya Charitamrita. Ha scritto nell'introduzione, lui scrive riguardo la Chaitanya Charitamrita. Why? Perché? Why not he talk about Srimad Bhagavatam? Perché non ha parlato esclusivamente dello Srimad Bhagavatam? Because that is most important. Without that understanding, absolute truth, we no need to search for the controller. We have to search the absolute truth. And how to search it? That mind has to change. And this, without this changing of my conception, I will never reach to the Guru. Perché? Perché noi, Prabhupada dice che noi quello che dobbiamo ricercare, che dobbiamo raggiungere, è la verità assoluta, non è il controllore. E per poter fare ciò dobbiamo avere un'impostazione mentale tale che ci dirige verso la verità assoluta, così come viene spiegata e portata da Chaitanya Mahaprabhu. Ecco perché lui, dall'introduzione, ha riportato a riguardo della Chaitanya Charitamrita. Why I say one big two thing? One is the knowledge and to memorize the knowledge. Perché vi ho detto che ci dovete meditare per una settimana. And one is to go deep in the realization to realize something. Perché una cosa è quella di imparare la conoscenza, imparare a memoria degli argomenti, mentre un'altra cosa è quella di andare in profondità in un argomento ben specifico per realizzarlo. That's a diving, not swimming. E questo andare in profondità nell'argomento viene definito immergersi, non è fare soltanto nuoto in superficie. It's very helpful for understanding more further. E questo ci sarà molto d'aiuto per poter comprendere tutto ciò che viene dopo. Then it will be clear how Veda Tattva Mahaprabhu teaching us. E potremo anche comprendere riguardo il Tattva Veda che Mahaprabhu ci ha portato, come funziona, che cos'è in realtà. Jai Shri Radhe. Thank you. So we got close. Thank you, Gurudev. Grazie a tutti i devoti. Anyone no, got close, but not fixed. No. Can divert. All are. But I can divert immediately. If not practice. Chanting, why chanting? To practice, not to forget. Deviation is very easy. More practice. Ho chiesto a Gurudev, ci siamo andati un po' vicino qualcuno, oppure niente. Ho detto, no, ci siamo andati vicino, però anche non è una comprensione consolidata. È una comprensione che trema, e quindi una comprensione che trema,
è facile che svanisca, oppure è facile che cambia di pensiero. Quello che dobbiamo fare è andare ancora di più in profondità, meditarci ancora di più, così che si stabilisce una convinzione, una comprensione solida.